Allora sì, il gruppo si chiama Il Mare di Sferracavallo, appunto un gruppo Facebook che nasce proprio dall'avvenuta aggiudicazione dell'appalto volto ad ampliare l'impianto di depurazione di fondo verde mediante una condotta sottomarina che dovrebbe scaricare nel golfo di Sferracavallo. Pertanto quindi io insieme ai miei amici fino a Ricco Bono e Nino Iello e tanti altri residenti e non di Sferracavallo, chiaramente preoccupati da eventuali comunque conseguenze negative chiaramente che potrebbero derivarne per il mare, ci siamo subito mossi cercando di capire qualcosa, diciamo, di più, di vederci chiaro. Ebbene, da una serie di comunque indagini che abbiamo comunque siamo riusciti a ottenere grazie all'ausilio di biologi marini, comunque di esperti anche nella materia, adesso diciamo fortemente che siamo contrari appunto all'attuazione di questa opera, proprio perché ci potrebbero derivarne appunto conseguenze molto negative per il nostro mare, per la Posidonia, e soprattutto riteniamo che sia incompatibile questa decisione con l'istituzione della riserva marina comunque di Capogallo, dell'area protetta di Capogallo, anche perché si tratta di un SIC, ovvero di un sito di interesse comunitario.